stamattina siamo in macchina con la mamma che è qui. Ciao! Ve la farò, sì, ce l'ho fatta a farvela vedere. Devo ancora farci l'abitudine con questa cosa. E siamo nella località di Vicchio, nel Mugellano, vicinissima a Borgo San Lorenzo, e stiamo andando in un Meleto, in particolar modo all'agriturismo La Matteraia. Siamo super emozionate, non vediamo l'ora di arrivare a meta per fare tante foto e vedere come avviene la raccolta delle mele. Vi dicevo, ci troviamo qui all'agriturismo La Matteraia e siamo nel bel mezzo del Mugello. Questo qui è una sorta di unicum, proprio perché il Mugello, si sa, non è una zona tanto di campi coltivati o comunque non è una zona tanto florida. Il terreno inoltre è anche molto diverso rispetto a quello del Chianti, quindi anche i vigneti o comunque le colture in linea generale devono essere proprio realizzate ad hoc anche in base al terreno. E in un certo senso qui all'agriturismo La Matteraia si respira un'aria totalmente diversa, quasi più del nord del Trentino. Proprio per questo motivo, infatti, queste mele e i vigneti che si trovano dislocati all'interno dei campi, i vigneti vengono proprio dal nord Italia, dal Trentino, mentre la tradizione delle mele, della raccolta delle mele, è sempre una tradizione di, tra virgolette, importazione del Trentino. Infatti è veramente bellissimo trovarsi qui, non soltanto per la pace ma anche per i panorami, tra virgolette, insoliti ma estremamente affascinanti. Abbiamo fatto qualche fotografia e vi dirò, facciamo anche un po' di shopping enogastronomico. Qualche melina qui sarebbe infatti da prendere. Ora vi faccio vedere dove mi trovo. Infatti vedete, sono davanti a una cassa piena di mele. Ora, magari qualcuno di voi si domanderà: ma chi te l'ha fatto fare di prendere, andare nel Mugello, lontano da casa tua? Ma perché l'hai fatto? Ti dirò, per la bellezza del territorio italiano che molto spesso non conosciamo e per la voglia proprio di scoprire realtà completamente diverse. Questo agriturismo, infatti, è un agriturismo a conduzione familiare. La Matteraia è retta da suocero, babbo, mamma e figlia comunque. Quindi anche conoscere questa piccolissima realtà di un agriturismo alla vecchia maniera è stato così tanto bello che ha svoltato completamente la giornata. E sapere che è a poco più di un'ora rispetto a casa mia, cioè, mi fa capire: ma perché Francesca non ti sei mossa prima?
Insomma, questo progetto fotografico è una specie di dichiarazione di intenti verso me stessa, perché la voglia di scoprire ancora di più l'Italia è tanta e spero davvero che grazie a questi video la possiate scoprire anche voi e comunque scoprire il bello non è mai troppo. E niente, vi lascio a qualche scatto e a qualche sdronata bella bella. Ragazzuoli, allora, io spero davvero che questo video, un pochino più sentimentale del solito, vi sia piaciuto, come state vedendo. Sto apportando diversi cambiamenti al mio canale, sono un pochino più orientata ai viaggi, alla fotografia, quella cosa, quell'altra, ma tanto sapete benissimo che il mondo della moda non lo abbandonerò assolutamente, oh mio Dio. Comunque, spero davvero di avervi tenuta compagnia, di avervi fatto viaggiare un po', anche soltanto con la fantasia. E mi raccomando, se vi va, iscrivetevi al mio canale e sappiate che mi potete trovare su tutti i miei social, Facebook e Instagram, soprattutto Instagram, in maniera particolare. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video.